Tudor Black Bay, Lunetta Rossa, un orologio da immersione che unisce storia e tecnologia. Se sei un appassionato di orologi da immersione, sicuramente conosci il Black Bay Lunetta Rossa, uno dei modelli più iconici e prestigiosi della casa orologiera svizzera Tudor. La versione più rinomata del Black Bay Lunetta Rossa è quella che fa parte della collezione Heritage, lanciata nel 2010 da Tudor. Questa collezione si ispira ai primi orologi da immersione prodotti da Tudor negli anni 50 e 60, riprendendo alcuni elementi distintivi, come la forma della cassa, le lancette Snowflake dalla forma di fiocco di neve e la lunetta girevole. Il Black Bay Lunetta Rossa ha una lunetta girevole unidirezionale di colore rosso. Questa scelta di colore non è casuale, ma è un omaggio ai primi orologi da immersione degli anni 50. In particolare, questa versione è ispirata a un modello del 1954 dalle anse sottili e allungate. In questo caso sono state rielaborate e ridimensionate per produrre una cassa contemporanea in acciaio dal diametro di 41 mm, impermeabile fino a 200 metri, 660 piedi. Un altro motivo per scegliere il Black Bay Lunetta Rossa è il suo prestigioso riconoscimento nel mondo dell'orologeria. Questo orologio, nello specifico la versione Heritage Black Bay, ha vinto il premio Revival Prize del Grand Prix d'Orologerie de Genève nel 2013, il più importante evento annuale dedicato all'orologeria, che premia le migliori creazioni orologiere in diverse categorie. Il premio Revival Prize è assegnato all'orologio che meglio interpreta il recupero di un modello storico o di un concetto orologiero classico. L'Heritage Black Bay Lunetta Rossa ha quindi dimostrato di essere un orologio che unisce storia e tecnologia, rispettando la tradizione e innovando al tempo stesso. Ma non è solo l'Heritage Black Bay, l'unica versione dalla lunetta rossa, infatti, ne esiste una variante più recente prodotta da Tudor nel 2023. Questa versione è ispirata all'Heritage Black Bay, ma con la differenza che questa volta Tudor ha utilizzato un calibro di sua manifattura. L'orologio è dotato di un movimento automatico di precisione, il calibro MT5602U, che garantisce una riserva di carica di 70 ore e una frequenza di 28.800 alternanze all'ora. Il movimento è certificato dal COSC, Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri, un'organizzazione indipendente che verifica l'accuratezza e l'affidabilità degli orologi. E questo riconoscimento è ben visibile anche sul quadrante, infatti, ad ore 6 si può notare la scritta Master Chronometer.